Ciao a tutti, oggi secondo video tutorial in collaborazione con il sito Enbits. Questo è il codice sconto, quindi per un carrello di 40 dollari, 5 dollari sono di sconto. Continueremo il ciondolo New Year, quindi questo. Andremo a fare la collana. E quindi ora vi faccio vedere il materiale che userò. Userò quindi questi chips di pietra naturale. Questo è il codice. Naturalmente troverete tutto nell'info box, sia il link del video precedente, del video dello spacchettamento, i materiali che userò in questo momento. Di sicuro userò alcuni cipollotti usati anche nella lavorazione del ciondolo e poi alcune rocaille di Contiria, quindi userò naturalmente queste rosse scure e alcune di queste di sicuro. Allora, ci occorre anche un filo in nylon trasparente, abbastanza spesso, eccolo qui. E quindi ora andremo con la lavorazione. Ma prima di questo volevo mostrarvi gli anelli realizzati sempre con il materiale ricevuto dal sito Enbits. Guardate che belli. Queste sono due corniole naturali e questo invece è l'altro anello con la base argento. Anche di questo materiale troverete il link nell'info box. Voglio rinnovare gli auguri di buon anno, sperando che questo 2021 sia migliore del precedente, quindi auguri a tutti. Oggi, prima di cominciare la lavorazione per la collana, voglio parlarvi del giochino che faremo. Io vi farò una domanda. E voi, se volete partecipare, dovete rispondere sotto al video. Terrò conto solo le risposte sotto questo video. Quindi il vincitore o i vincitori riceveranno del materiale creativo e una mia creazione. Ci sarà un solo vincitore, se a partecipare sarete in pochi. Se ci saranno più partecipanti, ci sarà il secondo e il terzo vincitore. Naturalmente, o il primo, il secondo o il terzo vincitore avranno più o meno pari regalo. La domanda è questa, riguarda gli anelli. La domanda quindi è: quanti anelli posseggo di mio? In un precedente video vi aiuto dicendo che è un video fatto nell'anno 2020, quindi non dovete cercare tanto. Io in un video vi dico quanti anelli ho in mio possesso, togliendo quelli d'argento e di oro, anelli di bigiotteria che io ho nel mio cassetto e indosso. Quindi sotto voglio sotto il video dovrete solo scrivere partecipo e scrivere il numero che voi, se vedete il video sapete il numero giusto. Quindi scriverete il numero di quanti anelli io posseggo. Chi risponderà esattamente alla fine del gioco riceverà un numero. Ora vi dico anche il tempo per giocare, che poi andrò ad estrarre. Ancora da decidere come avverrà l'estrazione, o round o con bigliettini. Il gioco inizierà domenica 3, quindi nel momento della pubblicazione del video, e terminerà giovedì 7 alle ore 22. Quindi dopo le 22, chi ha risposto esattamente, io gli scriverò esatto e gli darò un numero. Dopo di ciò io farò l'estrazione e quindi ci sarà e proclamerò il vincitore.
I numeri naturalmente cercherò di darli in base all'ordine come sono arrivate le risposte. Quindi spero che sia stata chiara e vi rifaccio la domanda. La domanda è: quanti anelli io posseggo? Quelli di bigiotteria, naturalmente. Io in un mio video dico quanti anelli ho. Quindi magari chi mi segue sempre già sa la risposta. Altrimenti andate a vedere il video o tirate a indovinare. Naturalmente, se ci sono altre domande, potete contattarmi, io vi risponderò. Ora andiamo con la creazione da finire. Ho preparato tutto il materiale, quindi le chips, le rocaille delle due colorazioni di rosso, un po' neri, visto che sul ciondolo abbiamo inserito delle perline nere, e i due colori di cipollotti. Quindi io prendo il mio filo e vado a cominciare ad infilare. Quindi infilo un cipollotto, magari due perline, quattro perline, una nera. Di nere ne inseriamo pochissimo perché è giusto per dargli la sfumatura come il ciondolo, e poi inseriamo una chips. Dobbiamo alternare questi inserimenti così a caso, senza una sequenza vera e propria. Prendiamo un'altra chips, la inseriamo. Dovremo fare questo infilaggio, questo modo, circa 40 centimetri. Io intanto continuo ad infilare e poi vi faccio vedere. Io sto proseguendo ad inserire le perline come vi ho fatto vedere. Ho inserito circa 20 centimetri di perline. Ho deciso che 20 centimetri sarà la lunghezza da una parte all'altra, e qui al centro verrà il ciondolo. Ma questo filo così infilato lo farò per 4 volte, quindi saranno 80 centimetri di perline infilate. Quindi proseguo. Ho infilato circa 90 centimetri di perline. Ora guardate, alternando sia le rocaille che i chips, ora vado a fare dei nodi con il filo. Dove faccio il nodo, faccio trovare due chips, così il nodo si nasconde nel mezzo. Quindi faccio almeno 3 nodi, taglio l'eccesso del filo, e questa la collana fatta. Io ora la piego in 4, quindi 2 e 4, in questo modo. Ho tolto il materiale dal banchetto in eccesso, quindi dicevo, vado a piegare la collana in questo modo e vado ad aggiungere il ciondolo. Prendo della catena e quindi mi inserisco nel cappietto fatto, mi congiungo qui in mezzo tra la catena, metto altri due anellini da questa parte e aggiungo della catena per chiudere il mio girogola. Ecco il risultato che avremo. Io ho inserito due anellini ovali qui tra la catena e il ciondolo, e un anellino tondo e un ovale, un anellino tondo e un ovale. Ora continuo con la catena. Nel momento in cui la andiamo a indossare, attorcigliamo il filo in questo modo. Naturalmente, chi vuole lavorare tutto il girocollo in questo modo lo può fare benissimo. Io la preferisco in questo modo. Bene, questo è il risultato del lavoro. Vi ricordo il codice sconto per Embeats e Pastore 01. Vi ricordo ancora il giochino, quindi se volete partecipare basta scrivere partecipo sotto questo video, quindi terrò conto solo delle risposte sotto questo video, e scrivere il numero
Io vi saluto, ciao a tutti, spero che siate tanti a partecipare al giochino e alla prossima, ciao!